Siamo qui al Salone del Libro con Giandomenico Giannetto. Allora Giandomenico, vorrei chiederti per prima cosa, anche se vedo un libro in mano, ma non è mai domanda scontata, perché sei qui al Salone del Libro? Sono qui per raccontare a chi vuole del mio libro e passare del tempo con le persone che conosco, conoscere nuove persone, insomma, per passare del tempo insieme agli appassionati di lettura e non. Quindi sei qui anche per il tuo libro? Sono qui anche per il mio libro, chiaramente, sì. E allora ti chiederei di parlarci del tuo libro. Allora, Parola al Vento è un saggio che ho scritto io, diciamo che racchiude il pensiero che ho portato avanti nel corso degli anni, che ho condensato e ho sfruttato, diciamo, l'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto in quei 2 anni di pandemia per raccontare cosa secondo me è la medicina e come questa si, diciamo, presenta nel nostro mondo e quali sono le implicazioni che, diciamo, ci costringono, ecco, al riguardo della medicina, chiaramente. E perché secondo te è importante leggere il tuo libro? Quali sono i punti chiave di questo libro? Allora, in 3 parole direi medicina, anarchia e sociologia, perché io credo che il nostro mondo abbia dimenticato cosa voglia dire medicina e ci siamo troppo soffermati su un tipo di medicina credendo che sia soltanto quella l'unica. Sociologia perché credo che la scienza sia un costrutto sociale e di conseguenza anche la medicina del complesso bioindustriale fa parte di queste scelte, per cui non è, come dire, un dogma che non può essere cambiato, non può essere migliorato ed esistono altre forme di medicina. È anarchia perché io mi sento anarchico, sono anarchico, mi piace dirlo in giro e penso anche che le cose possano andare bene insieme, quindi che ognuno possa scegliere di trattare il proprio corpo come meglio crede. Perfetto Giandomenico, io direi che ci hai detto tutto. Per salutarci vorrei chiederti che cosa pensi di questa edizione del Salone. Sicuramente è molto bello, come ti dicevo all'inizio, essere qui con tante persone che non vedevo da tempo, sorrisi, abbracci, però per tutto quello che sta succedendo al mondo chiaramente non è una bella situazione e penso che i libri possano fare di più e sia necessario leggere, anche se mi rendo conto che visto il contesto in cui vivo forse non basta, forse le parole sono fin troppo vuote. Però dai, voglio rimanere positivo e quindi sono contento di essere qui. Perfetto, grazie. Grazie. Bellissime parole, complimenti per il libro. Grazie Valentina e grazie a voi. Grazie a te, buon salone. Grazie, ciao.